Sebastiani bussa due volte nella ripresa e consegna ai biancorossi romani 3 punti sul campo neutro del Marchese del Perete a Venafro. Il Vasto Girardi, in completo giallo, deve alzare bandiera bianca, complice due disattenzioni difensive che consegnano agli ospiti un successo forse insperato alla vigilia del match. I padroni di casa iniziano con impeto la gara e si presentano a ripetizione dalle parti del portiere del Nuova Florida Giordani, con Fiori prima e con Canale subito dopo, sempre dal binario destro. Conclusioni che spaventano solo la retroguardia laziale, ma nulla più. Nel finale di primo tempo si fa notare la formazione viaggiante di mister Alessandro Boccolini. Ma anche in questo caso le traiettorie del centravanti Del Bello e del difensore Moretti sono fuori misura. Risultato ad occhiali alla fine dei primi 45 minuti. Alla ripresa delle ostilità, Hernandez per i molisani, una spina nel fianco. Cade malamente in area, ma per il fischietto Kovacevic si può continuare. Ancora ad esibirsi sul rettangolo di gioco il numero 10 di casa che invita alla finalizzazione Fiori sotto misura, questione di centimetri dinanzi a Giordani. Calemme, subentrato nel secondo tempo, supera con un pallonetto il portiere ospite in uscita. Il Nuova Florida è salvato dal palo esterno al quinto minuto. Quando tutto fa presagire il vantaggio per i locali, arriva invece la mazzata che indirizza la partita su binari opposti. Sebastiani, attorno al nono, gonfia la rete e gela i tifosi gialloblu. Il Vasto Girardi non ha neanche il tempo di riorganizzarsi, che ancora lo sgusciante Sebastiani trova impreparata la difesa di Ruggeri e compagni e perfora per la seconda volta al minuto 15 l'esterrefatto Sebastiani con un perfetto pallonetto. Il tecnico di casa Tommaso Coletti rimescola le carte, la contesa si riapre poco prima della mezz'ora, calcio di rigore decretato da Kovacevic per atterramento in area di Calemme. Ad incaricarsi della battuta dagli 11 metri è McKennie che riduce le distanze. Giordani è superato. La rete rinvigorisce gli animi del Vasto Girardi che chiude gli ospiti nella loro metà campo. Al 39esimo arriva la rete del pareggio, ma la bandierina alzata dell'assistente rimette le cose a posto per i capitolini. Nei 4 minuti di recupero i molisani le provano tutte, ma manca la precisione e la lucidità necessaria per giungere al pari. Con i 3 punti conquistati a Venafro, il team Nuova Florida aggancia proprio il Vasto Girardi in decima posizione a 26 punti e compie un balzo in avanti nella lotta per la salvezza.